È una rivoluzione mentale e culturale, quella che Alessandro Baricco aveva descritto nella sua opera I Barbari del 2006. Un'istantanea dell'evoluzione umana che era stata portata sul palco nel primo appuntamento della rassegna IDE 10 anni fa. Ieri sera, 29 gennaio, in occasione del decennale della rassegna, lo scrittore torinese è tornato in anteprima nazionale al Teatro Filarmonico di Verona. Oggetto di riflessione, ancora una volta, i mutamenti barbarici a cui il genere umano è sottoposto ogni giorno, a partire da Internet. La 10ª edizione della rassegna IDEM, quest'anno dedicata alle grandi svolte artistiche del Novecento che hanno cambiato la nostra mentalità, proseguirà fino al 26 marzo. L'appuntamento conclusivo sarà insieme al giornalista Aldo Grasso. È una mutazione proprio, ed ecco ogni probabilità una vera rivoluzione culturale. Tutto questo faceva parte di un unico movimento collettivo, che era una, forse non completamente consapevole, ma lucida rivoluzione mentale. E cercai in quel libro di capirlo, e quando, risalendo dai gesti della vita, cercai di capire cosa stava modificando, in quel libro trovai una specie di modello, quello che mi era più chiaro, in Google. Il cuore di quel libro racconta come è fatto Google, e adesso, a anni di distanza, mi sembra tutt'altro che casuale il fatto di essere andato a cercare una spiegazione in qualcosa che stava in rete e che era un sito web.